Il gioiello Made in Italy si racconta ad Oro Arezzo, la mostra internazionale dell'oreficeria, argenteria e gioielleria, che si svolge ad Arezzo, fiere e congressi dal 9 al 12 maggio 2015. La 36esima edizione, con 650 aziende espositrici, è un'importante piattaforma per interagire con la community del settore, con i brand e con i media nazionali ed internazionali. La storia di Coar ha inizio più di 50 anni fa. I prodotti Coar prendono vita in azienda ed attraverso gli standard qualificativi, la bravura e la creatività nascono le bellissime collane massicce e vuote che contraddistinguono la produzione Coar. La storia di Coar ha inizio più di 50 anni fa, quando nel lontano dicembre 1963 nasce con il nome di Aurum, distinguendosi fin da subito nella produzione di catene vuote e bracciali targa. Nel corso degli anni, poi l'azienda ha ampliato la tipologia di prodotti e ha concentrato il suo core business nell'argento. I prodotti Coar prendono vita in azienda attraversando le varie fasi del processo produttivo. Attraverso l'osservanza di tutti gli standard qualitativi, grazie alla bravura e creatività del personale tecnico, nascono così le bellissime catene massicce e vuote che contraddistinguono la produzione Coar. Inoltre, l'azienda ha recentemente espanso la propria produzione ai gioielli fantasia, venendo così incontro alle esigenze del cliente a 360 gradi. Coar, oltre 50 anni di qualità, professionalità e dedizione. L'Italia è uno dei maggiori esportatori mondiali dell'oreficeria e gioielleria e nel 2014 si è registrato un incremento dell'export del 7,7% per la crescita economica di alcuni mercati tradizionali come Stati Uniti ed Emirati Arabi ed il consolidamento di mercati emergenti come Cina ed Hong Kong. Sono con Rosario Gargiullo di Didofa. Buongiorno Rosario, senti, che tipo di azienda è la vostra? La nostra è un'azienda giovanissima perché nasciamo un anno fa e seguiamo un'intuizione, quella di commercializzare un orologio unico nel suo genere perché dà la percezione del tridimensionale all'interno del quadrante. Un orologio 3D, azienda originale che produce orologio 3D, come vengono realizzati questi orologi? Gli orologi vengono realizzati interamente a mano, quadrante, per cui ogni orologio è da considerarsi un pezzo unico. Un'azienda giovane, come dicevi prima, e quali sono le collezioni che presentate quest'anno? Veniamo fuori con varie ispirazioni, quella legata al travel, quindi quella di poter essere presenti attraverso un messaggio legato all'orologio in una città in cui ci siamo stati o vorremmo essere nel nostro immaginario, la natura o anche il messaggio d'amore, quindi nella love time, dove ogni orologio può essere un messaggio ispirato a un rapporto d'amore. Seguitissima anche dai follower, no? Sì, oltre 100.000 presenze come seguaci, follower in tutti i social, da Facebook, Instagram e Twitter. La produzione Orafa nazionale è concentrata in alcune aree di riferimento come Arezzo ed è caratterizzata da moltissime micro aziende che non hanno la possibilità di promuoversi in un mercato impegnativo ma dalle grandi possibilità.
La nuova tendenza 2015 vede i gioielli sovrapposti, uno dei maggiori diktat su come indossare gli accessori. La moda lancia un nuovo imperativo. Collane, bracciali, anelli non devono essere più portati da soli, ma in gran numero e astratti. La moda della prossima stagione si rivolge a tutte le donne che amano portare collane, bracciali e tanti altri preziosi. Il vero segreto per sfoggiare un look impeccabile durante la prossima stagione consiste nell'indossare tantissimi gioielli da mixare fra di loro mescolando dimensioni, stili e caratteristiche. Le parole d'ordine sono eccessivo e vistoso.